Benvenuti alla terza e ultima parte della riparazione dell'FMS Spitfire da 800 mm. In quest'ultima parte andremo ad affrontare quelle che sono le cose più tecniche, ovvero il centraggio del modello, il centraggio dei servocomandi e la regolazione delle varie escursioni, dei vari movimenti del modello, quindi gli alettoni, profondità direzionale. Sperando di non affettarmi un dito perché l'elica è già attaccata. Ogni bravo modellista non attacca l'elica fino a quando non ha finito tutti i lavori, ma io non sono un bravo modellista e neanche un bravo youtuber, quindi prendetevi così come sono. Quindi adesso andiamo a fare il lavoro. Ed ecco qui la mia iX12 Spectrum con già il modello pronto, Spitfire Airfield, e con la fotografia del modello. Vi chiederete che cos'è questo Airfield? Praticamente è la stessa cosa FMS. Sono due ditte che hanno fatto lo stesso tipo di modello, o una è la sottomarca dell'altra, non lo so, tant'è vero che i pezzi sono intercambiabili. Ora io andrò a regolare i subtrim in modo tale da poterlo mettere tutto a zero e poi andare a vedere se le regolazioni delle parti mobili sono corrispondenti ai di 0 che sono sul radiocomando, o altrimenti vado a vedere anche con questo strumentino lo zero meccanico dei servi. Innanzitutto vedete che in questo comando, che serve profondità, ci sono presente meno 22, quindi lo riporto a 0. Ok, comando a 0. E poi andiamo a vedere se nel frattempo avevo messo a posto qualche subtrim. Nell'impostazione di servo subtrim, l'elevatore, sì, l'elevatore è a 7, 7, 6, 7. Comunque facciamo un reset e lui è tornato tutto a 0. Il movimento, i subtrim sono tornati a 0. Ok ragazzi, abbiamo qui il modello, la trasmittente, andiamo ad attaccare la batteria. Ho trovato in casa una batteria da 1300 mAh da 7,4 V, quindi sarà una batteria a due celle con 20 C di scarica. Questo non mi interessa perché è soltanto per provare i comandi. Andiamo a collegare la batteria. Aspettiamo che faccia check 2. Ecco, questo è il check del back, scusate il gioco di parole. Se io vado a fare una piccola prova, andiamo a attivare il motore. Motore attivato, faccio piano perché siamo in laboratorio e non vorrei fare dei disastri. Benissimo, il motore funziona alla perfezione. Adesso per evitare dei problemi vado a disattivare il motore. Ho collegato questa bellissima luce azzurra, mi fa dire che è tutto pronto. Ora andiamo a collegare il servocomando a uno dei canali, non mi interessa. In realtà ho preso il direzionale senza volere. Comunque anche qui vedete, il direzionale funziona perché io sto utilizzando, non sto utilizzando il radiocomando, sto usando il dispositivo manuale. Ora con questo pulsante vado a vedere il centro del servocomando. Ok, questo è il centro del servocomando. Se no posso anche fare una cosa, schiacciando un'altra volta il pulsante, vedere l'escursione del servo per poter vedere se mi sta bene il movimento. Centro meccanico del servocomando perfetto, io vado a ricollegarlo alla spinetta sul radiocomando, in direzionale, ricomincia a funzionare per via del movimento che do allo stick. Ho attaccato il profondità, guardate, ho attaccato il profondità al dispositivo manuale e lui mi fa vedere il movimento. Ma questo è un gioco che faccio. In realtà a me serve vedere il neutro del servocomando e quindi io schiaccio un'altra volta. Eccolo qua. Lui adesso è a zero. Ritorno a staccare il dispositivo del servocomando. Il servocomando lo rimetto attaccato alla ricevente e anche il movimento del profondità ritorna a essere gestito dalla radio. Ok, direzionale profondità. Ora voglio provare anche il centro meccanico dei servocomandi degli alettoni, perché poi dopo chiaramente devo andare a incollarli finalmente. Ho già attaccato il mio dispositivo tester servocomandi con il servocomando dell'alettone di sinistra, nel nostro caso sarebbe destro o suo, adesso lo stesso. Allora, vi ricordate che i servocomandi non li avevo ancora collegati. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Uno dei due servocomandi si muove alla perfezione. Buono su tutti i lati. E adesso lo mettiamo direttamente a zero, in modo tale che così possiamo incollarlo. Ecco, lui è a zero, il braccetto è esattamente a zero. Facciamo la stessa cosa sull'altro alettone. Ragazzi, anche questo servocomando è staccato, l'ho già collegato al dispositivo, è sempre sotto l'ala che devo mantenere io con la mano, altrimenti non riesco a fare nulla. Ho il dito sul pulsante e fuoco alle polveri. Ok, anche questo servocomando è perfetto.
l'escursione non ha nessunissimo problema, lo mettiamo soltanto da una parte perché così posso vedere se riesco a regolarlo io, lo regolo in tutte le direzioni che voglio, vedete, e un'altra pressione del pulsante me lo fa portare a zero. Forse ho scoperto una cosa di questa colla si funziona come una specie di colla a contatto, quindi bisogna metterla da una parte e dall'altra rispetto a dove si vuole fare l'incollaggio, spalmarla per bene, ecco, io solito improvvido che non ho neanche uno stecchino, utilizzerò il cacciavite, si va a spalmare per bene su tutte e due le superfici, lo si lascia asciugare qualche istante e poi si va a fare pressione, andiamo a incollare anche di qua, andiamo a incollare anche di là, lo lasciamo stendere per bene, lo facciamo stendere per bene da una parte e dall'altra. Ok, adesso lasciamo riposare il tutto per qualche minuto, ci vediamo dopo per fare l'incollaggio completo. One eternity later. Andiamo a schiacciare bene 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 in posizione, stavolta sì, va schiacciato bene in posizione, perché evidentemente ho sbagliato tutto dall'inizio, colpa mia, ignoranza. Ecco, questo dovrebbe essere a posto, adesso non li proverò subito, tanto devo montare il tutto e poi dopo finirò di montare i vari leveraggi, vedete, e anche questo lo andiamo a schiacciare per bene in modo tale da poter far presa completamente. Servocomandi al loro posto, adesso andiamo a vitare l'ala alla fusoliera. Vi ricordate i flag che avevo messo sui servi delle ali per poter distinguere l'uno dal due e l'uno dal due sulla ricevente? In questa zona vedete 1 e 2, ecco, questi sicuramente adesso li tolgo perché non mi servono più e andiamo uno per uno ad attaccare i servocomandi alle relative spinette. I connettori sono collegati, la ricevente come vedete è mobile, però io posso tirarla e far scivolare i cavi all'interno della fusoliera, nel frattempo io rimetto a posto il tutto. Ok, qui sarà una cosa tipo un giochino di pazienza. Allora, l'ala è messa in posizione, notate bene la differenza fra l'ala e la fusoliera. Ora a questo punto con estrema grazia vado a infilarlo in posizione, vedete che adesso è diventato pari, vado a prendere le mie viti e vado semplicemente a riavvitarle in sede. Il modello è pronto, si presenta in questo modo. Come vi dicevo sempre, è un modello che è diventato arlecchino perché ala di un tipo, fusoliera di un'altra e coprinaca di un altro. I carrelli, vi ricordate il famoso sportellino che veniva fuori? Ora cerchiamo di aprirlo per bene, ecco, si è aperto, si è anche leggermente incollato da questa parte. Vi ricordate, va infilato in questo modo. Ad esempio, la sinistra ha questo pezzetto che va appoggiato qua, poi va fatto scivolare verso sinistra in posizione e il carrello è a posto. Rimettiamo sul coperchietto e il gioco dovrebbe essere fatto, giusto? In effetti adesso il carrello è a posto. Qui cerchiamo di fare la stessa identica cosa. Apriamo il coperchietto, anche qui si è incollato. Nel frattempo la colla che non incolla, che ho capito che adesso in realtà incolla, scusate il gioco di parole, e praticamente ha fatto presa e è assolutamente indurita. Ok, questo, ecco, stavo dicendo abbiamo un problema, il problema non ce l'abbiamo, è andato a posto, vedete, è andato a posto perfettamente. Andiamo a chiudere il pozzetto e siamo a posto anche di qua, voilà. A questo punto non mi rimane che collegare i rinvii alle squadrette, sia della destra che dell'ala sinistra, andare a vedere se è centrato l'alettone dal punto di vista meccanico, perché i servocomandi sono centrati dal punto di vista meccanico, e il modello è veramente finito. Questa volta posso dire che il modello è davvero finito. Posizioniamo la forcella a metà squadretta in modo tale che il comando non sia né troppo né troppo poco. Vediamo se in questo punto l'ala è a posto, vediamo qui,
sì, insomma, l'ala è un po' storta perché sembra da questa parte alta, da quell'altra parte bassa, ma speriamo che vada bene così. Andiamo a stringere con la sua fascetta che avevo messo la forcella stessa, in modo tale da che non scivoli, il comando non si apra mentre vola. L'altra ala agiamo nello stesso tipo di modo. Apriamo la forcella, dicevo, con un buon giravite si ottiene tutto. E anche qui, come là, andiamo a posizionare il comando della forcella a metà della squadretta, in modo tale da poter avere comando proporzionale e abbastanza dolce. Aglio. Anche qui lo stesso tipo di discorso. L'alettone sembra pari, leggermente più alta da questa parte che da questa. Il modello a questo punto è davvero, davvero finito. Andiamo un attimo nel garage e andiamo a vedere se riesco a farlo andare dritto. Non lo faccio volare, chiaramente. Lo faccio soltanto rullare per vedere se rulla dritto oppure sterza da una parte o dall'altra, altrimenti devo mettere a posto ancora il ruotino da qualche parte. Ragazzi, adesso facciamo la prova di rullaggio del modello. Stacco il blocco del motore. Motore attivato. Motore attivato e senza muovere nessuno stick, do soltanto un filo di gas per poter vedere se va dritto oppure tira da una parte o tira dall'altra. Metto solo un po' di carbon per evitare che decolli. Quindi vedo già che lui tira a sinistra, a destra. Lui tira da solo a destra. Adesso cerco di farlo tornare indietro. Lui comunque è sempre docile alla mia mano. L'unica cosa è che se lascio andare, vedete, lui gira da una parte. E finalmente è finita la trilogia della riparazione dello Spitfire della FMS. Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Due colori diversi, però intero, pronto per essere riportato in volo. Se non le ultime sue regolazioni finali, che sarebbero quelle del baricentro, che devo fare con le sue batterie che non mi sono ancora arrivate. Quindi, ragazzi, se il video, ovvero se questi video vi sono piaciuti, mi raccomando, lasciate tanti bei mi piace, ricordatevi di iscrivervi nel canale qui sotto e a Dio piacendo ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!